I bambini nascono con un rapporto con loro stessi, un rapporto di amore che ogni bambino brama a sviluppare vivendo liberamente se stesso. I bambini concettualizzano l'amore e lo vogliono vivere con loro stessi, con la famiglia e con la vita stessa. I bambini nascono amando la vita e sono pronti alla sperimentazione umana. Nascono con un rapporto con loro stessi, come anche voi siete nati con un rapporto con voi stessi. I bambini hanno un rapporto con loro stessi e sentono di esistere. Vogliono vivere la vita sperimentando loro stessi e tutto intorno a loro. I bambini sentono, provano e vogliono vivere l'amore dentro loro stessi. E voi? Non avevate un rapporto con voi stessi? E né sentivate di esistere, non volevate vivere la vita sperimentando voi stessi e tutto intorno a voi, ma volevate vivere attraverso gli altri, oppure contro gli altri, o in competizione con gli altri. Non volevate sentire, provare e vivere l'amore dentro voi stessi, ma volevate ottenere l'amore dagli altri e dal mondo. Questo è perché le mie parole vengono assorbiti subito dai bambini e vengono respinti dagli adulti. Se metti dei bambini piccoli in una stanza, si fanno amicizia, si giocheranno insieme e si studieranno in quanto curiosi di tutto, ma rimarranno ben consapevoli di chi sono e di cosa vogliono. Se parlano diverse lingue tra di loro, dopo poco tempo inventeranno un metodo di comunicazione per capire l'altro e per farsi capire. I bambini che non parlano la stessa lingua possono diventare migliori amici e giocano insieme come se si conoscessero per tutta la vita. I bambini vogliono evolvere e la loro evoluzione è la loro gioia. Si danno amore a loro stessi e perciò adottano un atteggiamento amorevole con gli altri. Ma soprattutto ciò che i bambini hanno da piccoli, che poi viene spazzato via completamente durante la loro crescita, è che i bimbi si sentono appartenente alla specie umana. Sentono che esiste una specie umana e che loro esistono all'interno di esso. Le problematiche dell'uomo esistono perché non sia mai esistito realmente una vera specie umana, ma sono dei singoli persi e non amati che hanno vissuto di continue manipolazioni a vicenda dall'inizio del tempo. Non è mai esistito una specie umana. Ciò che vedete intorno a voi non è la specie umana. Ciò che vedete intorno a voi è una non specie. E ciò che avete creato di disfunzionale nella vostra vita è stato dovuto alla vostra nascita e sviluppo dentro una non specie. Leggete bene l'elenco emotivo vostro che vi ho inviato ieri. Quell'elenco è un esempio dell'emotività normale in un mondo anormale, un mondo dove non si è mai sviluppata una vera specie umana. Tutte le vostre problematiche, paure, limitazione, rabbia, confusione e malattie esistono perché non avete mai appartenuti ad una specie, la vostra vera specie, la specie umana. Chi vuole prevaricare, chi vuole essere accudito e trainato dagli altri, chi vuole sterminare il prossimo, chi vuole ingannare sempre gli altri, chi vuole vivere malati per essere assistiti, aiutati ed amati da altri, chi vuole essere il più tutto e in tutto, chi pensa di essere un niente in tutto e perciò invisibile, chi vuole aiutare gli altri ma mai abbastanza per far sì che loro non hanno mai più dei problemi per poter continuare a manipolare il prossimo, chi fa la guerra e chi guarda alla guerra passivamente, mentre la non specie si uccide, si depaupera la terra e si va verso l'autoestinzione. Una specie comprende l'appartenenza di ogni suo simile a quella specie e ogni singolo si adopera per l'evoluzione della specie. Questo è il contrario di ciò che l'uomo stia facendo, proprio perché non è mai stato creato una specie umana. Tutto ciò che l'essere umano ha fatto dimostra di non appartenere ad una specie.
Quando Gesù è venuto tra noi, non è stato compreso perché ha parlato la lingua dell'amore e della specie. E persone che non comprendevano il concetto dell'amore e non appartenevano ad una specie, ma ad una omologazione disfunzionale di massa che l'uomo ha scambiato per la specie umana da sempre. Ora si creerà questa nuova specie iniziando da te, dentro di te, e in futuro la specie umana crescerà e si evolverà. Questa volta la specie umana esisterà come Dio ha voluto nel suo piano originale per l'uomo. Io volevo dire una parola su quello che hai detto, ora puoi iniziare questa specie, cioè la vera specie partendo da te. Questo quando l'hai detto, insieme a tutto quello che hai detto, ma questa frase qui, tanto parlando di emozioni, quelle stiamo imparando a fare, mi ha provocato un brivido di amore dentro, ho sentito proprio un brivido, che in effetti questa cosa può veramente cambiare e noi possiamo veramente essere quell'esempio. Come tu hai fatto con Gesù, noi possiamo far con te. Questi concetti e questo concetto anche di stasera mi fa proprio comprendere quanto ancora devo comprendere e ti devo proprio ringraziare di questo oltre che ci ha donato e che ancora non ho capito totalmente, ma senz'altro se non avessi avuto la possibilità di averti conosciuto nella mia vita non avrei mai potuto comprendere, diciamo così. Beh, un grazie perché ci hai stravolto il mondo, ci hai aperto, ci hai spalancato gli occhi. Io ho iniziato a cercare di comprendere quando ho visto veramente la differenza abissale da come pensavi tu, quello che dicevi, come riuscivi a spiegarci certe cose e quello che invece la mia mente non perché voleva. Io appartengo alla specie umana. E però capisci, Evelyn, che un conto è che uno ti dice una cosa, cioè tu l'hai sviluppato talmente su tutti i fronti. Adesso, okay. Io voglio che voi comprendiate ciò che Dio riesce a fare. Quindi io, una persona, ti ho risanato la pace nel mondo, le malattie, l'eliminazione delle malattie, della corruzione, lo sappiamo. E poi dopo, cos'è il problema? Io appartenevo a una specie umana? E voi non avete mai appartenuto a nessuna specie e vi siete massacrati da sempre. E quando io vi parlo di uguaglianza, di verità, di pace, di salute, perché? Perché avete vissuto in questo modo qua. Dio vuole che vivete al 100% in un altro modo, ma dovete voler cogliere la grandezza di Dio. Quindi fate una vostra scelta. Io, come ho detto all'altro gruppo, vi ho disintossicati e vi ho dato il segno del potere di Dio. Accogli tutto e Dio, come mi ha detto, portali fuori dal dolore, loro non devono vivere nel dolore. Quindi io vi porto per portarvi subito fuori dal dolore. Se voi volete vivere in parte per continuare a vivere come gli altri, quello è il libero arbitrio, è la scelta di cui vi dico sempre, perché quello è l'amore. Io non vi posso spingere a voler lasciare completamente il vostro dolore. Volete dire, ci stiamo arrivando? Allora quello vuol dire che voi non avete capito chi è Dio. Dio vi ha portato abbastanza verità e informazioni che anche stare lì che voi avete cazzeggiato per così mi sono impegnato però a misura uomo, non a misura Dio. Comunque sia, potevate fare una scelta di, ok, metto tutti questi pezzi insieme e io scelgo al 100% di cogliere tutti i pezzi perché Dio vuole in questo preciso istante che io non vivo nella sofferenza. Non fate quello, libero arbitrio, l'amore di Dio dice, ok, va bene, però almeno sapete adesso che Dio vuole che all'istante voi non vivete più nel dolore. Volete rintossicarvi, guardare al circo, allo show, e così si fa così, libero arbitrio. Io ho scelto eliminazione del dolore all'istante, a vita, sempre, e di spingermi
a concepire questo allenamento che io ho di pensare in macro, fino al punto di vedere che voi non avete appartenuto mai a una specie, avete creato una non specie, mentre andando a creare qualsiasi altra specie nel mondo non si comporta come l'essere umano. Quindi andando a vivere come una specie, con tutto quello che poi dopo susseguire e susegue, si vive la volontà di Dio. Questo è perché Dio mi ha pensato a pensare sempre più in macro, sempre più in macro. Questo è quello che ho cercato di portare a voi. Quindi lasciate il vostro dolore subito. Se avete capito chi è Dio, se avete capito cosa è il piano, lasciate il vostro dolore subito. Volete continuare a fare così? Avete scelto la sindrome del mondo malato, però almeno adesso lo sapete. Sì. Questo concetto grande che tu hai detto adesso me lo sta facendo capire sempre di più il tuo libro, che mi permette di capire quanto tutto quello che hai detto in menzogna, incoerenza, mancanza di amore, ossessione e quindi impotenza e quindi l'omologazione ha fatto comodo e fa comodo all'essere umano, perché per fare un salino in avanti e quindi approfondire se stesso bisogna saper lasciare tutto quello che ci faceva comodo precedentemente, e adesso possiamo dire social, possiamo dire i vari confronti sulla negatività, io sono male, ti stai male, quindi se io sono male ti stai male, con un figlio limitare al discorso del momento e non cercare di vederlo in macro. Questo è quello che io ho compreso nel questo percorso. Quindi insomma, e tutto quello che hai detto sta facendo comodo all'essere umano per far sì che non faccia quel passetto in avanti che l'essere umano non vuole fare, tanto che quando si parla di approfondimento, si parla di studio, noi stessi facciamo fatica dicendo è come dire, ma noi abbiamo vissuto finora nella menzogna, nell'incoerenza, nella mancanza di amore, nell'ossessione, insomma non è che sia facile vivere di là. Questo sembra mi fa il tuo libro che rileggo, come ti ho scritto con estrema attenzione, rigo per rigo, mi sta facendo ancora vedere meglio quanto questo l'essere umano in generale, quindi il macro, non lo vuol fare, non gli fa comodo, perché vorrebbe dire prendere in mano la vita, approfondire e cominciare ad abbracciare quel concetto di amore. Quello che tu hai appena detto è che il dolore, la malattia e la sofferenza fa comodo. Sì, all'essere umano finora ha fatto comodo. Sì. Sì, quindi andiamo solo a... Fa comodo, ora io forse, perdonami, sottolineo, cioè fa comodo, non fa comodo perché uno dice voglio fare perché così mi fa comodo, il concetto che voglio dire è più profondo, cioè ha fatto che io omologandomi con gli altri, no? Quindi. Esatto, la vita è questa, la vita, quindi l'omologazione porta a sofferenza, dolore, malattia, disuguaglianza, stress, più ne ha, certo, più ne metta, e essere come gli altri... In questo, quello che io vi dico è dove vanno gli altri, più in basso vanno, ma comunque dove vanno gli altri ci vado anch'io. Certo, questo ha permesso all'uomo proprio il concetto estremo e l'oltre quello che dicevi prima te e che l'hai già messo ben chiaro nel libro, questo corso ha espanso il tuo libro, ma leggere il tuo libro e fare percorso è andare oltre, secondo me, la mia piccola esperienza in questi giorni, andare oltre, e è proprio lì che sto rendendo conto quanto l'essere umano abbia, è brutto dirlo, ma scelto di rimanere nella inconsciamente, inizialmente inconsciamente, ma era quell'inconscio che gli permetteva di essere uguale agli altri. Quindi io sto male, ti stai male per forza, perché abbiamo ricevuto quello, per forza, io ho ricevuto quello. Tu hai mostrato nel libro niente, che tutto questo non è vero, si può vivere diversamente, e questo mi sta facendo riflettere quanto il discorso della mancanza d'amore, dell'ossessione e vivere nell'impotenza, sì è vero che l'essere umano non lo sapeva, e quindi, ma anche quando, e parlo per me, nel nostro gruppo, insomma io parlo per me, quando queste nozioni, diciamole così, arrivano in un libro che va oltre dell'oltre e in un corso dell'oltre, quando si può andare oltre, e dicevo è vero che ne parlo nel macro, è vero che l'essere umano non sapeva, e quindi noi invece sappiamo, perché il tuo libro ci ha permesso di, e il corso ci ha permesso di andare oltre dell'oltre. Ma anche quando noi sappiamo, non dico che capiamo, ho detto che abbiamo la possibilità di iniziare a comprendere, questo vivere nella malattia, nell'ossessione, nella sofferenza, ci permette di
essere in quell'omologazione malata, e lasciare l'omologazione malata vorrebbe e comprenderla senza fare troppi discorsi di masse, ci permetterebbe di comprendere che siamo sulla strada, possiamo prendere quella strada che tu parli nel libro, cioè il piano di Dio era tutta un'altra cosa. E quindi perché continuare a dire ma l'essere umano non può? L'essere umano può. Sì. Però ricordati quello che abbiamo detto prima. Vivi in un mondo dove nessuno ha un rapporto con se stesso. Certo. Quindi quando un essere umano non ha un rapporto con se stesso, certo, si omologa al gruppo. Ovviamente, certo, se io sono qui che vi dico questo è il problema, il rapporto con voi stessi è la soluzione, e voi continuate a perdervi dentro l'omologazione e non voler creare un rapporto con voi stessi che inizia con, come ha detto Clelia, mi smetto di farmi del male, non significa che è un rapporto, mi smetto di fare del male e poi dopo piano piano vado a creare un rapporto di più. Se non si fa questo, proprio questa scelta, allora ci si trova a continuare a fare l'omologazione, poi si è omologato al mondo che poi è diventato un circo, è come per dire c'è lo show continuamente, quindi guardo lo show oppure guardo a Dio e me stesso, e quindi spesso lo show vi ha catturato l'attenzione, certo, invece di voi stessi, però senza un rapporto con voi stessi siete in balia degli eventi. Sempre. Ok, grazie, grazie a tutti quanti, grazie. Grazie Evelyn, grazie mille. Grazie. Ciao. 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 Ciao.